Inspiro, mi allungo verso l'alto, inspiro dal naso, mi rilasso, butto fuori, scavo l'addome e faccio con la colonna una curva C. Inspiro, afferro le ginocchia, mi allungo verso l'alto, gambe parallele a terra e butto fuori, vado. Non gambe parallele a terra, parallele tra di loro. Inspiro, mi allungo verso l'alto, ancora. L'ultimo. Inspiro, afferro le ginocchia, mi allungo verso l'alto, butto fuori, scendo, piano piano continuo a scendere una vertebra alla volta, arrivo a terra, porto un ginocchio al petto, porto l'altro, ok, e vado a fare dei cerchi. 5. Inspiro quando le ginocchia si avvicinano, butto fuori quando si aprono, ancora 3, ancora 2, ancora uno e cambio verso dei cerchi per 5, 4, 3, 2, 1, ok, lascio il ginocchio destro al petto, stendo la gamba sinistra a terra, ok, e vado a fare dei cerchi piccoli solo col ginocchio destro, cerco di non muovere il bacino, di tenerlo in linea e cambio verso. 4, 3, mi rilasso ancora, sento bene la mobilità delle anche, ancora 1, cambio, stendo la gamba destra, porto al petto il ginocchio sinistro, mano destra a terra e vado, cerco di tenere il bacino fermo, ruoto solo la testa del femore, il mio bacino è una tazzina e la testa del femore è il cucchiaino che ruota all'interno, cambio verso, 5, 4, 3, 2, 1, torno, porto le ginocchia al petto ragazzi e molto elegantemente sfrutto il peso dei miei piedi, immagino che siano piedi di piombo, tonda tonda con la schiena, torno su, mi tirano su. Ok, ce l'avamo lasciati l'ultima volta con The Seal, me lo ricordo, batto i piedi 3 volte, in 1, 2, 3, butto fuori 1, 2, 3. Non è questo che andremo a fare, ma simile, perché da questa posizione incrociamo le gambe. Joseph nel suo libro dice come un indiano, incrocio le gambe come un indiano, afferro le caviglie, avvicino il più possibile le ginocchia al petto, colonna tonda, in, butto fuori, torno e qui rotolo completamente in avanti fino a appoggiare la testa a terra. Non so se mi vedete, al massimo vado un pochino più indietro. Quindi, in, butto fuori, attivo addome, pavimento pelvico, salgo, appoggio a terra e torno indietro, ok? In, butto fuori, salgo, rotolo fino a appoggiare la testa a terra. Per chi ha problemi alle ginocchia, ragazzi, fate normalmente la pallina. Ok, cambio l'incrocio delle gambe ogni volta che vado indietro. In, scambio, butto fuori, salgo, mi tuffo con delicatezza senza rompermi la testa. L'ultimo, in, the crab. Esercizio numero 31 di Joseph, resto. Ok, e mi riposo. A questo punto, ragazzi, Joseph nel suo libro prevede the rocking, e cioè stendo le ginocchia, mi giro come una frittatina, vado a pancia in giù, ok? E da qui piego le ginocchia, mi specchio nel tappetino, immagino di avere uno specchio del tappetino, allungo le mie braccia indietro, afferro se riesco le caviglie, se non riesco le caviglie afferrate più su le punte dei piedi, addome attivo. Inspiro, quando butto fuori spingo le caviglie nelle mani e salgo, divento un cestino, inspiro, torno. Come facevate, lo dico alle ragazze, quando eravate piccole che facevate danza classica e vi facevano fare il cestino, mi raccomando, tengo le gambe parallele, salgo e cerco anche di dondolare, ok? Uso la spinta dei piedi nelle mani, torno e rilasso. Da qui metto le mani a terra, questo era the rocking, passo un attimino solo in posizione del fanciullo per scaricare bene la colonna. So che così è difficile perché non l'abbiamo preparato,
ma è solo per farvi vedere gli ultimi quattro esercizi. Ruoto, torno supino, pancia in su, piego le ginocchia, stendo la gamba al soffitto, stendo l'altra, mi preparo per il penultimo esercizio di ritorno alla vita, control balance, spingo con le mani a terra, sollevo il bacino, i piedi arrivano a terra, ok? Le mie mani vanno a prendere il piede destro, spingo la gamba sinistra al soffitto, addome super attivo, gambe attive, inspiro, quando butto fuori, scambio e faccio il contrario a lungo e ancora scambio, un piede punta a terra, l'altro punta al soffitto, cerco di non schiacciare il mento contro lo sterno, allungo, torno e piano piano srotolo, mi vado a sedere. Come sto? Andiamo un attimo giù, facciamo un massaggino alla colonna, che so che siamo partiti un po' a bomba, soprattutto the rocking. Ok ragazzi, da qui vado a sedermi, mi giro in quadrupedia, mani davanti alle ginocchia, ribalto le dita dei piedi, scavo l'addome, tondo, 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 mi alzo e mi preparo per l'ultimo esercizio di ritorno alla vita. L'ultimo che prevedeva Joseph, cioè push up. Questo piacerà agli uomini. Inspiro, mi allungo verso l'alto, butto fuori, il mento scende, srotolo una vertebra alla volta, arrivo a terra, cammino, 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 fino ad andare in panca, fondamentalmente. E da qui con i gomiti stretti scendo. Il mento tocca terra, ma il petto no. E salgo. Ok, le donne e ragazze va bene pure con le ginocchia appoggiate. Scendo, tocco solo col mento, salgo. Scendo, tocco solo col mento, salgo. E da qui, piano piano, torno indietro, appoggio i piedi e con la colonna tonda, la coda che spinge verso il pube, srotolo. Mi allungo verso l'alto, sono già più alto di quando ho iniziato. Inspiro ancora, butto fuori il mento, scendo una vertebra alla volta, arrivo a terra, cammino, 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 cerco di oscillare il meno possibile, arrivo in panca, polsi sotto le spalle, addome attivo, sono un ariete, sfondo la parete davanti, addome super attivo, scendo, tocco solo col mento e salgo, e ancora scendo, tocco solo col mento, salgo, faccio essere delle donne, scendo, tocco col mento, salgo e scendo giù, mi riposo. Ok, ho le ginocchia vicine, tre respironi. Quando inspiro, l'aria va tutta nella parte posteriore della cassa toracica, quindi qui dietro, come se fossi un pescetto con le branchie, gonfio. Due respiri e poi piano piano srotolo. Allora ragazzi, il programma con questi quattro esercizi finisce, quindi